1718 c'era un bambino come voi che era presente a quel giorno. Questo bambino, oggi è meno un bambino, ha più di 100 anni ed è presente in mezzo a noi. Ecco qui. È presente in mezzo a noi e lui, il 4 novembre del 1918, era presente. Sapete che cosa ricorre il 4 novembre del 1918? I più grandi cieli dovrebbero sapere la storia di Dio. Cosa è finita? La prima guerra mondiale. E quindi, per ricordare questo giorno che è terminata la prima guerra mondiale, l'anno dopo, 1919, hanno istituito questa giornata, che noi ricordiamo. E in questa giornata noi ci ricordiamo due cose importantissime. Noi siamo una nazione unita e anche se siamo diversi, c'è bisogno di poter avere la ricchezza, camminare insieme. E allora perché noi siamo anche qui? Perché l'unità non può nascere soltanto dalla nostra buona volontà, ma nasce anche dai valori. E perché con l'unità nasce anche la comunione. Niente, noi celebriamo questa giornata e ricordiamo tutte le persone delle forze armate. La preghiera del mutilato di guerra. Noi mutilate i maledi di guerra, con umiltà, Signore, ti preghiamo. Fa che nessuno dimentichi il nostro sacrificio di amore e di dedizione alla patria, monito operante per l'eliminazione delle guerre, auspicio per le pacifiche relazioni tra i popoli. Aumenta in noi i maledi di guerra, pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e dell'amore per la libertà. Rafforza la coscienza civile e democratica degli italiani, al fine di operare per la cooperazione, la distensione internazionale e la difesa per la pace. Fa, o Signore, che i nostri fratelli che abbiamo lasciato sui campi di battaglia, negli abissi o nei luoghi di prigionia non siano dimenticati, ma che il loro spirito viva sempre tra noi per comunicarci quella certezza che fu loro di non essere morti in mano. Benedici, oh Signore, tutti coloro che stanno vicino e che con affetto e la loro trepidazione dividono con noi le sofferenze delle nostre umanità. Scusatemi. In memoria, fratello, queste parole dettate dal cuore, per non dimenticare con amore la loro memoria. Un giorno di tanti anni fa, tanti fratelli partirono per la guerra, lasciando di quanto avevano più caro, più bello, per salvare con la loro vita questa nostra madre terra. Tanti di loro caddero in guerra. Tutto questo scompiglio è rimasto un dolore per ogni famiglia e nei cuori di ognuno di noi. Il 4 novembre nessuno di loro ci deve sfuggire dalla mente e dal cuore, mentre con amore rendiamo onore al tricolore, a questa bandiera. Non dimentichiamo i caduti oltre frontiera, dedichiamo loro una preghiera.
Sì, una giornata sicuramente particolare, questa del 4 novembre, che celebriamo qui insieme a Giovannino, perché lui rappresenta un po' per noi tutti, con i suoi 101 anni, ti sta dicendo, insieme a me, e rappresenta un po' anche il cuore di questa celebrazione. Io ricordo già da bambino la sua presenza in queste giornate ed è giusto che la tradizione sia mantenuta e che continui, mi auguro, con Giovannino per altri 100 anni e dopo Giovannino per sempre. È una giornata che celebriamo con un ricordo particolare e purtroppo la guerra, con tutto quello che significa, con tutto il sacrificio che ha comportato per le generazioni precedenti alla nostra. Noi non abbiamo avuto queste difficoltà, speriamo di non averle mai, speriamo di vivere in un mondo che sia sempre più un mondo di pace. 4 novembre 1918, 4 novembre 2012, 94 anni passati per ricordare i tanti caduti che con la loro vita hanno dato la possibilità a noi tutti oggi di vivere l'unità d'Italia. 4 novembre è la festa dell'unità d'Italia e la festa delle forze armate e mi sia consentito di ricordare in modo particolare non solo i tanti caduti nei due conflitti mondiali, ma tutti coloro i quali hanno voluto dare con il proprio sacrificio la vita perché questo potesse essere elemento di rafforzamento del sentimento dell'unità nazionale. E un ricordo particolare va all'ultimissimo caduto in guerra, Tiziano Chierotti, appena 24 anni, ultimo dei 52 dal 2003, siamo arrivati ovviamente ad un numero che inizia a far riflettere su quanto sia delicato il ruolo anche dei soldati italiani nelle missioni di pace e non ultimo un carabiniere venuto a mancare nei giorni scorsi proprio nell'esercizio delle sue funzioni. Allora ecco che proprio allora io rivolgo un sentito ringraziamento per l'attività che esercitano tutti i giorni silenziosamente nonostante le mille difficoltà, un giorno particolare che non deve essere nostalgico ma deve essere tale da poter fare in modo che noi tutti non si dimentichi tutto ciò che hanno fatto tanti altri dando la loro vita e allora proprio questo sacrificio che possa essere elemento per rinvigorire ancora di più questo sentimento dell'unità nazionale.